Sono qui per dare i primi aggiornamenti. Innanzitutto voglio fare un ringraziamento all'ASCA, alla Protezione Civile, per aver dato una risposta immediata a quella che è la problematica che stiamo affrontando, e già questa mattina sono stati effettuati i tamponi ai dipendenti delle due discoteche, quindi speriamo in tarda serata di avere i primi risultati. Inoltre, grazie alla Protezione Civile, si sta montando la tenda del triage, verrà montata nel piazzale del palazzetto dello sport per effettuare successivamente i tamponi. Il mio invito a tal proposito è di non recarsi in queste ore in ospedale, perché non sarà l'ospedale ad effettuare i tamponi, e soprattutto lo dobbiamo lasciare far lavorare in sicurezza per le tante attività che porta avanti ogni giorno, anche di pronto soccorso. Dicevo che verrà montata una tenda di triage, verranno invitati ad effettuare il tampone prima le persone sintomatiche, che hanno qualche linea di febbre o che non si sentono bene di salute. E poi successivamente cercheremo di allargare i tamponi anche alle persone che hanno frequentato queste due discoteche. Non dobbiamo cadere nel panico, in questo momento tanti sono le cittadine, fortunatamente o purtroppo, affollate di persone. La soluzione non è solamente chiudere i locali, perché ci sono anche i luoghi di incontro, quindi si possono fare tutti i controlli del caso, ma se non c'è la totale collaborazione da parte delle persone e dei ragazzi sarà difficile contenere la diffusione del virus. Quindi il mio invito è quello sempre ad utilizzare la mascherina quando si è in luoghi affollati, quando non si può mantenere il distanziamento sociale, di lavare spesso le mani e comunque di continuare a frequentare la città in maniera serena, però con la giusta attenzione. Nelle prossime ore vi continuerò a tenere aggiornati sugli sviluppi della vicenda. Buongiorno. Per quanto riguarda il caso di positività del giovane di Girifalco, che ha frequentato nelle giornate di sabato e di domenica alcune discoteche di Soverato, Sua Eccellenza il prefetto dottoressa Latella, commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, ci fa sapere che sono state predisposte delle strutture, delle tende struttura, per far sì che chi ha frequentato queste discoteche può recarsi in queste strutture per poter effettuare il tampone. È il caso che il tampone venga prima fatto a chi ha dei sintomi, quindi i primi casi devono essere di tutti sintomatici, chi ha uno stato febbrile, chi presenta altre situazioni di malessere. È importante questo perché? Perché molti giovani ansiosi, preoccupati per essere stati in quei luoghi, in quelle sere, in queste ore stavano andando nei vari pronto soccorsi dei presidi ospedalieri, e quindi per non intasare il pronto soccorso, per cercare di dare una risposta immediata alle ansie, alle preoccupazioni di tutti, l'ASP di Catanzaro ha predisposto queste strutture. A Soverato, già presso il palazzetto dello sport, nei pressi del campo sportivo, già la Protezione Civile ha messo questa tendostruttura, si stanno iniziando già a fare i primi tamponi che già sono stati effettuati a tutto il personale delle discoteche e che nel giro di poche ore si dovrebbero iniziare ad avere i primi risultati. Ecco, questo perché per dare una giusta informazione a tutti i nostri giovani, a tutte le persone che in queste ore si stanno chiedendo, preoccupati, che cosa devono fare. Una cosa è certa, l'unica cosa da fare è quello che abbiamo detto dalla prima ora. Non perdiamo la percezione del rischio. Ieri sera il presidente Santelli ha messo l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, l'obbligo della mascherina se non si mantiene al distanziamento di almeno un metro, l'obbligo del tampone per chi viene anche da paesi europei, dove in questo momento l'infezione purtroppo non si è frenata ma è aumentata notevolmente. Allora c'è del rischio, ne sta a noi prendere tutte quelle precauzioni per far sì che si eviti di poter avere il contagio. Questo è importante, il buonsenso di ciascuno di noi.
Continua la rassegna estiva della libreria Incontro, ci troviamo nei locali dell'ex Comac, dove questa sera viene presentato il libro di Antonio Soriero. Sono con Bruno Valenti della libreria Incontro, appunto responsabile della libreria, nonché titolare. Continua questa rassegna con grande successo. Sì, francamente siamo molto soddisfatti perché quest'anno la risposta del pubblico è stata addirittura superiore alle aspettative. Stiamo proseguendo, continueremo ancora fino al 28 di agosto con l'ultima serata dedicata al nuovo romanzo di Domenico Tara e stiamo ottenendo buoni riscontri. Quindi il bilancio è positivo per ora? Assolutamente sì, stasera speriamo che vada bene pure perché è molto interessante il libro di Antonio Soriero. È fuori programma rispetto a quello che avevamo stabilito prima perché ce l'hanno proposto un po' in ritardo, ma siamo ben lieti di ospitarlo stasera. Gaspare Tancredi della libreria Incontro dialogherà questa sera con l'autore, con Giuseppe Soriero. Un libro particolare che ci racconta un attimino quello che è stata il periodo di quello che è stato il periodo del lockdown e quindi cosa rappresenta, come lo valuti? Buonasera, Antonio Soriero, Illusione Diagonale, un breve romanzo di questo giovane autore che racconta appunto quello che in qualche modo abbiamo e stiamo vivendo riguardo alla pandemia che ci ha colpito. Quindi un romanzo fresco, diciamo, di stesura, nonostante sembra il tutto ancora così confuso, quello che riguarda ciò che è stato prima, la pandemia, quindi è quello che sta ancora succedendo. Su che cosa punteranno le domande, su che cosa punterà appunto il dialogo? Il dialogo verserà appunto su quello che riguarda un po' gli elementi caratterizzanti del libro, che sono l'introspezione e il contatto tra il dentro e il fuori, che può essere inteso sia come personale che anche in una maniera più sociale. Illusione Diagonale è edito da Gangemi, è il libro che viene presentato appunto questa sera, siamo con l'autore che è Antonio Soriero, quindi un giovane scrittore che si è cimentato in questa avventura, diciamo. E come nasce questa idea? Allora, questo libro è un figlio del lockdown, possiamo dire così, perché è ambientato proprio nei mesi più duri della quarantena, cioè fine marzo, aprile di quest'anno, con tutti gli eventi che purtroppo hanno caratterizzato la nostra vita. E, diciamo, la grande protagonista di questo libro è la solitudine, cioè la vita vissuta da un uomo che è costretto alla condizione di clausura in quarantena e deve gestire la sua vita tra smart working, relazioni che avvengono solo attraverso i social network, paure legate all'effetto Covid e quindi diciamo è un libro che cerca di analizzare una condizione molto particolare che speriamo veramente che non si ripeta, insomma. Certo, ma come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro, di trasmettere i tuoi pensieri, le tue riflessioni di quel periodo agli altri? Allora, l'idea del libro mi è venuta proprio vivendo il periodo come tutti noi e appunto è nata, diciamo, nella mia mente questa storia e poi come tutti quelli che scrivono, insomma, ma avevo l'ambizione che qualcuno la leggesse e volevo mandare un messaggio di fiducia, ma anche, diciamo, cercare di fotografare un momento soprattutto per la nostra generazione, no? Diciamo a cavallo tra i 30 e i 40 anni, che vive tante difficoltà legate più all'ambito delle relazioni tante volte che, diciamo, al problema del Covid, che comunque c'è stato ma ha smascherato tanti problemi, insomma. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere agli altri attraverso quest'opera? Allora, quest'opera ragiona sulla velocità delle nostre vite, prova a ragionare, il tentativo è questo, quindi spero che dal rallentamento forzato veramente si possa rinascere con occhi nuovi, cercando di esaminare la realtà non come diciamo un nemico da evitare oppure una grande autostrada, un binario su cui correre, ma cercando di riscoprire anche le proprie passioni e i propri umori e facendo pace anche con se stessi. We'll be right back.
Bica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in Blu. Amica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in Blu, tutta la musica che gira intorno. Sono qui per dare i primi aggiornamenti. Innanzitutto voglio fare un ringraziamento all'ASCA, alla Protezione Civile, per aver dato una risposta immediata a quella che è la problematica che stiamo affrontando, e già questa mattina sono stati effettuati i tamponi ai dipendenti delle due discoteche, quindi speriamo in tarda serata di avere i primi risultati. Inoltre, grazie alla Protezione Civile, si sta montando la tenda del triage, verrà montata nel piazzale del Palazzetto dello Sport per effettuare successivamente i tamponi. Il mio invito a tal proposito è di non recarsi in queste ore in ospedale, perché non sarà l'ospedale ad effettuare i tamponi, e soprattutto lo dobbiamo lasciare far lavorare in sicurezza per le tante attività che porta avanti ogni giorno, anche di pronto soccorso. Dicevo che verrà montata una tenda di triage, verranno invitati ad effettuare i tamponi prima le persone sintomatiche, che hanno qualche linea di febbre o che non si sentono bene di salute. Poi successivamente cercheremo di allargare i tamponi anche alle persone che hanno frequentato queste due discoteche. Non dobbiamo cadere nel panico, in questo momento tante sono le cittadine, fortunatamente o purtroppo, affollate di persone. La soluzione non è solamente chiudere i locali, perché ci sono anche i luoghi di incontro, quindi si possono fare tutti i controlli del caso, ma se non c'è la totale collaborazione da parte delle persone e dei ragazzi sarà difficile contenere la diffusione del virus. Quindi il mio invito è quello sempre ad utilizzare la mascherina quando si è in luoghi affollati, quando non si può mantenere il distanziamento sociale, di lavare spesso le mani e comunque di continuare a frequentare la città in maniera serena, però con la giusta attenzione. Nelle prossime ore vi continuerò a tenere aggiornati sugli sviluppi della vicenda. Buongiorno, per quanto riguarda il caso di positività del giovane di Girifalco, che ha frequentato nelle giornate di sabato e di domenica alcune discoteche di Soverato, Sua Eccellenza il prefetto dottoressa Latella, commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, ci fa sapere che sono state predisposte delle strutture, delle tende struttura, per far sì che chi ha frequentato queste discoteche può recarsi in queste strutture per poter effettuare il tampone. È il caso che il tampone venga prima fatto a chi ha dei sintomi, quindi i primi casi devono essere di tutti sintomatici, chi ha uno stato febbrile, chi presenta altre situazioni di malessere. È importante questo perché? Perché molti giovani, ansiosi, preoccupati per essere stati in quei luoghi, in quelle sere, in queste ore stavano andando nei vari pronto soccorsi dei presidi ospedalieri. E quindi, per non intasare il pronto soccorso, per cercare di dare una risposta immediata alle ansie, alle preoccupazioni di tutti, l'ASP di Catanzaro ha predisposto queste strutture. A Soverato, già presso il Palazzetto dello Sport, nei pressi del campo sportivo, già la Protezione Civile ha messo questa tendostruttura, si stanno iniziando già a fare i primi tamponi. Tamponi che già sono stati effettuati a tutto il personale delle discoteche e che nel giro di poche ore si dovrebbero iniziare ad avere i primi risultati. Ecco, questo perché per dare una giusta informazione a tutti i nostri giovani, a tutte le persone che in queste ore si stanno chiedendo
preoccupati che cosa devono fare. Una cosa è certa, l'unica cosa da fare è quello che abbiamo detto dalla prima ora. Non perdiamo la percezione del rischio. Ieri sera il presidente Santelli ha messo l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, l'obbligo della mascherina se non si mantiene il distanziamento di almeno un metro, l'obbligo del tampone per chi viene anche da paesi europei, dove in questo momento l'infezione purtroppo non si è frenata ma è aumentata notevolmente. Allora c'è del rischio, ne sta a noi prendere tutte quelle precauzioni per far sì che si eviti di poter avere il contagio. Questo è importante, il buon senso di ciascuno di noi. Continua la rassegna estiva della libreria Incontro, ci troviamo nei locali dell'ex Comac dove questa sera viene presentato il libro di Antonio Soriero. Sono con Bruno Valenti della libreria Incontro, appunto responsabile della libreria e nonché titolare. Continua questa rassegna con grande successo. Sì, francamente siamo molto soddisfatti perché quest'anno la risposta del pubblico è stata addirittura superiore alle aspettative. Stiamo proseguendo, continueremo ancora fino al 28 di agosto con l'ultima serata dedicata al nuovo romanzo di Domenico Dara e stiamo ottenendo buoni riscontri. Quindi il bilancio è positivo per ora? Assolutamente sì, stasera speriamo che vada bene pure perché è molto interessante il libro di Antonio Soriero. È fuori programma rispetto a quello che avevamo stabilito prima perché ce l'hanno proposto un po' in ritardo, ma siamo ben lieti di ospitarlo stasera. Gaspare Tancredi della libreria Incontro dialogherà questa sera con l'autore, con Giuseppe Soriero, un libro particolare che ci racconta un attimino quello che è stata il periodo di quello che è stato il periodo del lockdown e quindi cosa rappresenta, come lo valuti. Buonasera, Antonio Soriero, Illusione Diagonale, un breve romanzo di questo giovane autore che racconta appunto quello che in qualche modo abbiamo e stiamo vivendo riguardo alla pandemia che ci ha colpito. Quindi un romanzo fresco, diciamo, di stesura, nonostante sembra il tutto ancora così confuso quello che riguarda ciò che è stato prima, la pandemia, quindi è quello che sta ancora succedendo. Su che cosa punteranno le domande, su che cosa punterà appunto il dialogo? Il dialogo verserà appunto su quello che riguarda un po' gli elementi caratterizzanti del libro, che sono l'introspezione e il contatto tra il dentro e il fuori, che può essere inteso sia come personale che anche in una maniera più sociale. Illusione Diagonale, edito da Gangemi, è il libro che viene presentato appunto questa sera. Siamo con l'autore che è Antonio Soriero, quindi un giovane scrittore che si è cimentato in questa avventura, diciamo. E come nasce questa idea? Allora, questo libro è un figlio del lockdown, possiamo dire così, perché è ambientato proprio nei mesi più duri della quarantena, cioè fine marzo, aprile di quest'anno, con tutti gli eventi che purtroppo hanno caratterizzato la nostra vita. E, diciamo, la grande protagonista di questo libro è la solitudine, cioè la vita vissuta da un uomo che è costretto alla condizione di clausura in quarantena e deve gestire la sua vita tra smart working, relazioni che avvengono solo attraverso i social network, paure legate all'effetto Covid e quindi, diciamo, è un libro che cerca di analizzare una condizione molto particolare che speriamo veramente che non si ripeta, insomma. Certo. Ma come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro, di trasmettere i tuoi pensieri, le tue riflessioni di quel periodo agli altri? Allora, l'idea del libro mi è venuta proprio vivendo il periodo come tutti noi e appunto è nata, diciamo, nella mia mente questa storia e poi, come tutti quelli che scrivono, insomma, avevo l'ambizione che qualcuno la leggesse e volevo mandare un messaggio di fiducia ma anche, diciamo, cercare di fotografare un momento soprattutto per la nostra generazione, no? Diciamo a cavallo tra i 30 e i 40 anni, che vive tante difficoltà legate più all'ambito delle relazioni tante volte che, diciamo, al problema del Covid, che comunque c'è stato ma ha smascherato tanti problemi, insomma.
Qual è il messaggio che vuoi trasmettere agli altri attraverso quest'opera? Allora, quest'opera ragiona sulla velocità della nostra vita, prova a ragionare, il tentativo è questo, quindi spero che dal rallentamento forzato veramente si possa rinascere con occhi nuovi, cercando di esaminare la realtà non come diciamo un nemico da evitare oppure una grande autostrada, un binario su cui correre, ma cercando di riscoprire anche le proprie passioni e i propri umori e facendo pace anche con se stessi. Diciamo.